Signori, buongiorno e benvenuti sul canale del Master Kai. Come vi avevo promesso, video dedicato ai Lucca Comics. Mi sono riuscito a portarmi dietro la telecamera. Facciamo un riassunto di quello che ho fatto durante il mio viaggio. Per chi non lo sapesse, perché è vissuto sotto un sasso fino a ieri, i Lucca Comics sono la più grande manifestazione dedicata a fumetti, cinema, gioco di ruolo, gioco di strategia, gioco da tavolo, comunque la più grande manifestazione nerd, in realtà più che d'Europa, dell'intero emisfero occidentale. Migliaia di persone si radunano ogni anno, quindi la cosa più difficile da trovare a Lucca è un parcheggio. Arrivando presto al mattino, noi siamo stati fortunati. Per chi non ci fosse mai stato, i comics di Lucca non sono come la maggior parte delle manifestazioni all'interno di un'area convegni. Si estendono su vari padiglioni sparsi lungo tutta l'area delle mura e del centro della città. Per chi invece ci è già stato, sappiate che quest'anno, a quanto pare, hanno deciso di instaurare notevoli misure di sicurezza. Per l'antiterrorismo, francamente, non si capiva. Abbiamo prenotato i biglietti su internet per evitare di fare la coda, però per prendere effettivamente i braccialetti, che sono quelli che ti permettono poi di accedere ai vari stand, bisogna prima entrare nelle mura e poi trovare una biglietteria. Adesso, per prima cosa, bisogna vedere di superare i controlli di sicurezza. Superati i controlli di sicurezza, finalmente siamo dentro le mura e possiamo vedere di andare verso le biglietterie per prendere i nostri biglietti. Anche in questo caso è sempre meglio arrivare il più presto possibile al mattino. Non c'è troppa gente in giro, c'è relativamente meno code. E gli stand sono ancora pieni, è più facile trovare quello che cercate. Finalmente preso il braccialetto per entrare dentro gli stand, vi faccio notare che sono le 9 del mattino e questo è lo stato della coda. C'è solo qualche decina di persone e qualche altra in arrivo. Ma già solo mezz'ora dopo, questa ripresa l'ho fatta alle 9:30, la coda arrivava a metà del viale e anche i padiglioni cominciavano a riempirsi. Quello lì è uno degli stand di Netflix, quello di Piazzale Arrigoni, e già aveva un sacco di persone in coda, nonostante fosse ancora mattino presto. Anche solo fare un giro completo delle mura di Lucca sono qualcosa come 4 km e rotti. Quindi entrare e cominciare a girare a caso non è consigliato se volete avere ancora le ginocchia a fine giornata. È decisamente meglio che vi procuriate una cartina. Questa è una mappa dei Lucca di quest'anno. Noi siamo entrati da Porta Santa Elisa, siamo andati alla biglietteria dell'area dell'animazione orientale. Abbiamo percorso tutte le mura fino alla cittadella e poi siamo andati allo stand dei Games. Ricordatevi di rendere omaggio allo imperatore. Rispetto agli anni passati non ci sono stati grandi cambiamenti. Se ci siete già stati, probabilmente sarete in grado di orientarvi. C'è stata però una differenza sostanziale. Nell'area nord, in Piazza Santa Maria, hanno aggiunto una serie di stand per i videogiochi che gli anni scorsi non c'erano. Questa è una cartina dell'anno scorso, edizione del cinquantenario del 2016. Hanno in questo modo scorporato i videogiochi allo stand Games, dividendo un po' la folla. Ci sono stati anche padiglioni aggiuntivi nell'area centrale, però niente di così eclatante. Diciamo che grosso modo è rimasto uguale agli anni scorsi. Se avete bisogno di una cartina potete recuperarla qui nella zona della cittadella. C'è un helpdesk informativo
fuori dai capannoni dove vendono armature e armi per il LARP, c'è anche un piccolo stand dove vi danno le cartine dell'evento a gratis. Mentre camminate lungo le mura, potrebbe capitarvi che vi si avvicinino degli sconosciuti per regalarvi delle caramelle. Scusa nonna, non ho resistito. Quest'anno, oltre ai soliti stand che offrono omaggi, giravano delle ragazze che ti offrivano assaggi di collirio. Diciamo una scelta di marketing abbastanza inusuale. Non so quante persone effettivamente si siano fermate per provare del collirio in mezzo alla strada. Inutile dire che lungo il percorso, oltre ai vari negozietti e rosticcerie varie, troverete anche gli stand delle varie associazioni di cosplayer. Per quelli di voi che poi sono interessati al cosplay, sia a farlo sia a vedere i cosplay degli altri, andate verso il centro città, troverete tutti i giorni nella fiera che girano tra gli stand minori, cosplayer, pubblico e tra l'altro ci sono organizzati vari spettacoli e dentro i vari padiglioni, oltre ai negozi, potete trovare anche attività varie organizzate dagli sponsor. Quest'anno quello che ho trovato particolarmente bizzarro era una sorta di ricostruzione del Takeshi's Castle, che era lo stand pubblicitario della Fox, dove prendevano poveri derelitti dalla strada per sottoporli a domande sulle varie serie televisive. Immagino però che per voi che seguite il mio canale, tra quelli che non sono riusciti ad andare a Lucca, quello che gli interessa veramente è vedere com'era lo stand dei games. Personalmente io appena arrivato mi sono precipitato nei due grossi padiglioni di Giochi Uniti. Perché al di là del guardare i giochi da tavolo, che sono la mia passione ante litteram, diciamo, lo stand della Giochi Uniti è quello che distribuisce per l'Italia Pathfinder e Dark Heresy, che sono i due giochi che sto seguendo maggiormente in questo momento. Anche se devo dire che per me, che non uso gli Adventure Path, quest'anno c'era relativamente poca roba. Per chi vuole, qua c'è da sbizzarrirsi e se avete abbastanza soldi da spendere potete prendervi un intero nuovo gioco da provare fino all'anno prossimo in cui ne prenderete un altro. Moltissima gente fa così. Naturalmente lo Stand Games non è soltanto Giochi Uniti e non è soltanto giochi di ruolo. Qua dentro potete trovare qualunque cosa. Giochi in scatola, giochi in società per chi è appassionato. Ci sono nella parte centrale dello stand aree destinate solo a provare i giochi. Questo, se non sbaglio, stanno provando i nuovi giochi di carte usciti quest'anno. Anche qui, considerate che questa era intorno alle 10:30-11 del mattino e comunque c'è già molta ressa. Per la maggior parte delle cose o dovete prenotarvi o dovete mettervi l'anima in pace di andare agli stand dove fanno le dimostrazioni e aspettare pazientemente il vostro turno se non beccate tavoli liberi. La maggior parte delle ditte comunque mette tante tante persone di personale, quindi non c'è mai troppa attesa, sempre che andate negli orari giusti, naturalmente. Qua dentro trovate anche dimostrazioni di giochi da tavolo, come dicevo. Qua è andata bene, lo stand era quasi vuoto, ero quasi tentato di fermarmi, però dovevo fare le riprese. Gruppi di gioco, spesso qui dentro organizzano i tornei. L'anno scorso, se non sbaglio, c'erano state le finali delle Olimpiadi, quest'anno non sono andato a guardare.
quindi non vi saprei dire. E naturalmente anche attività non direttamente legate al gioco. Qua ci sono i vari illustratori che fanno una dimostrazione in tempo reale di come si realizzano le illustrazioni per i giochi. Io non ho mai avuto un reale talento artistico, però per chi è interessato, queste sono cose ottime, fanno capire come si lavora effettivamente all'interno dell'ambiente. Come sempre, non voglio far durare troppo il video, in più questa volta sono veramente corto coi tempi di montaggio, perché adesso che sto registrando è sabato mattina e tutto il video deve essere pronto per domani pomeriggio. Anche se non prometto lunga, visto i tempi di caricamento che mi fa YouTube, può darsi lo vedrete lunedì. Comunque, per questo video diciamo che è tutto, farò poi un video separato per gli acquisti per non far pesare troppo questo, perché magari alla gente non gliene frega niente di quello che io mi sono comprato per me. Voi invece a Lucca ci siete stati? Cosa vi è piaciuto? Se non ci siete stati, avete intenzione di andarci l'anno prossimo o ci siete stati negli anni precedenti? Fatemi sapere come sempre cosa ne pensate anche sui Lucca Comics. Per questo video è tutto, noi ci rivediamo il prossimo video, se vi è piaciuto lasciate un like e condividete che fa crescere il canale, e con Luca ci rivediamo poi l'anno prossimo.